Buongiorno a tutti e tutti, benvenuti. Aspettiamo magari ancora qualche altro minuto per vedere se qualcun altro si collega e poi possiamo dare inizio a questa giornata di inaugurazione dell'iniziativa. Direi che senza altri indugi possiamo iniziare. Allora, di cosa si tratta? Cos'è questa iniziativa? È un ciclo di conferenze e laboratori sul futuro delle digital humanities. Tra l'altro, per noi studenti, proprio in un momento storico in cui interrogarsi sul nostro futuro assume un significato particolare, importante e più che mai fondativo. Non era previsto, l'idea in realtà è nata tanti mesi fa, a novembre, in risposta a un bando pubblico del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. Tutto quello che noi faremo oggi e nelle prossime settimane, infatti, era stato pensato insieme ai miei colleghi di corso in presenza, nei luoghi fisici dell'Alma Mater. Chiaramente questo non era più possibile, ma abbiamo comunque deciso di non rimandare e di rimodellare per questo motivo la nostra proposta. Prima di tutto ringrazio la professoressa Francesca Tomasi, coordinatrice del corso di laurea in Digital Humanities and Digital Knowledge, che avremo con noi tra poco, e il Dipartimento FICLIT, già citato, per il supporto costante e la concessione di questo importante spazio di dibattito e crescita. Quali sono gli obiettivi che ci siamo posti nel programmare, nell'ideare questa iniziativa? Abbiamo ritenuto che il dialogo e il confronto fossero motori fondamentali per produrre una riflessione, chiaramente non conclusiva, ma anzi davvero viva e operativa, sulla direzione che le Digital Humanities stanno assumendo e del ruolo che la professione, che la figura professionale dell'umanista digitale ricopre in questo contesto. Infatti ci chiediamo chi sono e cosa fanno gli umanisti digitali. Noi che da studenti iniziamo ad esserlo, ce lo siamo chiesti al momento dell'iscrizione alla magistrale, ma continuiamo a chiedercelo tuttora. Come avrete modo di vedere oggi e nei prossimi incontri, se già non lo sapete, quella dell'umanista digitale è una figura professionale dalle mille sfaccettature, perché i campi di applicazione sono quanto mai vasti, vari e probabilmente si allargheranno sempre di più si andrà avanti nel tempo. Quindi vogliamo cercare di dialogare con i professionisti del settore, con chi ha le mani in pasta, per così dire, cercare di delineare questa figura. La sfida che ci poniamo è da una parte metodologica, ma dall'altra anche teoretica. Vogliamo produrre e mantenere una conversazione, come si diceva, iterativa fra esperti e praticanti delle Digital Humanities che possa durare nel tempo e offrire una panoramica dello stato dell'arte delle Digital Humanities, in particolare in Italia, ma non solo, come vedremo. Dall'altra parte vogliamo decostruire, criticare, testare i modelli teorici e pratici che contraddistinguono le nostre discipline.
Come avverrà tutto questo, vi chiederete? Gli incontri sono più di uno, nello specifico quattro, e si ripeteranno ogni lunedì fino all'8 giugno compreso, giornata conclusiva dell'iniziativa. Ogni giornata sarà articolata a sua volta in due momenti. Per il primo abbiamo deciso di mantenerci lontani dalla lezione frontale, dalla conferenza classica, quindi prevede un'intervista che avverrà qui in live, dove tenteremo di illuminare alcuni aspetti centrali dell'esperienza professionale dei nostri ospiti, offrendo al contempo una panoramica del presente e del futuro, del sapere intorno alle Digital Humanities. Rimarremo in live all'incirca fino alle 11 oggi. Per il secondo momento invece ci sposteremo su un'altra piattaforma dove cercheremo di costituire una sorta di officina dove mettere a punto e testare insieme tecniche e metodologie del settore, evidenziando pregi e difetti all'interno di una dinamica per quanto più possibile collaborativa e partecipativa, come quella del workshop che e chi partecipa già sa è a numero chiuso, chiaramente per questioni di praticità. A questo proposito vorrei suggerirvi di rimanere aggiornati perché è possibile che nelle prossime settimane, noi di settimana in settimana chiederemo conferma delle partecipazioni, quindi nel caso in cui si dovessero aprire delle posizioni sarà possibile iscriversi anche in un secondo momento, quindi vi invito a seguirci sulla pagina Facebook del corso di laurea Digital Humanities and Digital Knowledge, altrimenti di consultare il nostro sito che trovate in descrizione sia sulla live di Facebook sia sulla live di YouTube. Entrando un po' più nel tecnico, vi anticipo che gli incontri saranno tre oggi, il primo un po' più breve, gli altri due della durata di mezz'ora ciascuno. Vi invito a fare domande ai relatori commentando tramite la chat di Facebook o quella di YouTube in base alla piattaforma che avete scelto per seguire. E considerate però che verranno dedicati gli ultimi 5 minuti di ogni intervento alla risposta delle domande. Io sarò dietro nel backstage a tenere traccia dei vostri commenti e delle vostre domande. Faremo il possibile per rispondere. Chiaramente, capite bene anche voi che in 5 minuti sarà difficile rispondere a tutti, ma cercheremo di fare del nostro meglio. In ultimo, passiamo a una brevissima descrizione degli ospiti. Avremo a brevissimo con noi la professoressa Francesca Tomasi, la nostra coordinatrice di corso di laurea, che ci parlerà brevemente del corso di laurea del Centro di Ricerca DARC. Avremo poi con noi il professor Silvio Peroni, scusate, sempre dall'Università di Bologna, che ci parlerà, vi anticipo, di Semantic Web, Open Access, Open Science e Bibliometria. Infine, l'ultimo ospite è Angelo Ventriglia, Digital Editor presso Franco Angeli Editore. Con lui parleremo di editoria digitale, di EPUB e di come l'Open Access all'interno di una casa editrice possa convivere, con la comunicazione scientifica. Ora direi che posso introdurre le mie due colleghe che oggi si occuperanno di intervistare gli ospiti, che sono Francesca ed Eleonora. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Abbiamo ancora qualche minuto e non so, vogliamo ricordare qualcos'altro di tecnico prima di passare a entrare nel vivo degli interventi per chi si fosse collegato ora e per chi partecipasse ai workshop dopo, importante, per chi è iscritto, controllate le mail che vi abbiamo inviato nei giorni scorsi, preparate tutti i link utili, mi raccomando, se non l'avete fatto, fatelo. Che altro? Potremmo brevemente introdurre anche quali saranno gli ospiti delle prossime giornate? Ok, se volete io lascio fare a voi ora. Vado nel backstage, Va bene. Va ok? bene. Ok, Grazie. ciao Giulia. sì, ne approfitto per prendere, ecco, 2 minuti per introdurvi anche le prossime giornate, che sono sempre dei lunedì. Quindi lunedì prossimo, 25 maggio, ospiteremo Claudio Tubertini dalla Clueb Publishing Company, che ci parlerà del mestiere del libro nell'era digitale.
e Francesca Di Donato da Net7, con cui rifletteremo sul rapporto e la progettazione di Cultural Heritage e Digital Humanities. Poi il 1 giugno ospiteremo Giacomo Golinelli da Promemoria e parleremo di archivistica nell'era digitale, e avremo anche il professor Franz Fischer dal centro di ricerca VEDPH dell'Università di Venezia. E, infine, la giornata conclusiva sarà quella dell'8 giugno, in cui avremo molti ospiti, quindi grande festa, e ospiteremo la dottoressa Laura Moro, che attualmente lavora presso il MIBACT, e cercheremo di fare un po' diciamo, lo stato dell'arte in termini di digitalizzazione del patrimonio culturale in Italia. Poi ospiteremo Claudio Lombroni dall'IBC Emilia Romagna e Klaus Kempf dalla Biblioteca Statale di Monaco. E infine avremo anche Andrea Bolioli da CELI, con cui parleremo di linguistica computazionale. E, chiaramente ci saranno i workshop collegati a queste giornate, sempre a numero chiuso, per cui vi ricordo, come ha detto anche già la mia collega Giulia, di tenere d'occhio la pagina e la newsletter, perché in caso si liberassero i posti saremmo felici di avervi con noi. Rubo ancora giusto qualche secondo per farvi rivedere il nostro sito, dove potete trovare tutte le informazioni che Francesca ha appena illustrato, e vi condivido il mio schermo così potete vederlo, ma trovate anche il link sul nostro canale di YouTube. Arriviamo. Ecco. Come potete vedere trovate la descrizione dell'iniziativa e i nostri ospiti delle varie giornate, il programma e, giornata per giornata, l'indicazione degli orari per la conferenza e i workshop, un po' di descrizione ancora a chi ci rivolgiamo, il modulo per iscrivervi, nel caso dovessero riaprire dei posti per i workshop, potete accedere all'iscrizione tramite il sito, e se volete restare aggiornati sui prossimi incontri potete in ogni caso iscrivervi alla newsletter. Qua siamo noi e il team. E, ecco, quindi trovate tutto qua sul sito, e c'è anche il volantino con le varie giornate, insomma esploratelo un po', e niente, vi ringraziamo e vi aspettiamo numerosi. E, a questo punto, se la professoressa Tomasi è disponibile, la inviterei a salire sul palco virtuale, e se Giulia ci... eccoci. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve, ben prof. Ciao ragazzi. Noi l'abbiamo invitata qui per farle, insomma, fare un'introduzione anche un po' su quello che è il nostro background, cioè da dove veniamo. E, da dove venite, dove andate, dove potreste andare. Esatto, per usare una metafora artistica. Per usare una metafora di un film, ovviamente, mitico, storico, e che auspico tutti almeno una volta nella vita aver visto, perché credo sia stato uno dei momenti più divertenti della mia esistenza personale in termini, appunto, di entusiasmo alle battute. Bene, venendo a noi, allora, prima di condividervi appunto una breve presentazione del corso di laurea del centro di ricerca, innanzitutto mi complimento ovviamente per l'iniziativa, siete stati bravissimi, avete saputo far fronte alle complessità. Oggi, appunto, come anticipava Giulia, ci saremmo dovuti vedere e dedicare un'intera giornata ad un workshop. Siete stati bravissimi a ripensare, ovviamente, a usare le strategie più efficaci anche dal punto di vista comunicativo. Anche questa è una, come dire, specificità del digital humanist dal mio punto di vista, cioè essere in grado anche di, come dire, sfruttare le tecnologie per valorizzare al massimo possibilità di comunicare in modo efficace il proprio sapere, le proprie conoscenze
e le proprie discipline. Quindi complimenti davvero per l'ottimo lavoro che avete fatto, sia nel ripensare appunto alla giornata, ma anche nell'istituire questa rete di rapporti e collaborazioni che consolidano un po' quello che è il punto di partenza con cui questo corso di laurea è partito, cioè coniugare la formazione con la ricerca e quindi Digital Humanities, ma anche il centro di ricerca, dialogando però il più possibile con quelle che tipicamente sono denominate le parti sociali, gli stakeholders, cioè chi effettivamente potrà trarre beneficio dal vostro sapere, dalle vostre competenze. Quindi sono molto contenta anche per il tema che avete scelto, perché effettivamente ci dà modo di capire se ci stiamo muovendo, anche io stessa, nella direzione giusta, cioè se stiamo davvero qualificando e identificando delle nuove appunto identità professionali che effettivamente il mercato sta cercando e di cui ha bisogno. Bene, vi condivido il monitor per mostrarvi molto rapidamente quelle che sono tipicamente le slide che io uso per presentare questo corso di studi e che ci possono essere utili giusto per tracciare molto rapidamente. Poi metterò a disposizione evidentemente anche queste slide per chi abbia voglia di esplorarsele con più dettaglio, giusto per appunto spendere due parole su questo corso di laurea che nasce 3 anni fa, quindi il lavoro è iniziato nel 2016 di preparazione in collaborazione con tra il FICLIT e il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria, con l'obiettivo appunto di ragionare su questo rapporto fra le discipline umanistiche e il senso di metodi, di saperi e di tecnologie computazionali nel innovare, diciamo in qualche modo, la ricerca nel campo delle humanities. Humanities che in particolare in questo corso di laurea sono declinate in settori dal mio punto di vista molto strategici delle digital humanities, vale a dire la letteratura, la linguistica, la storia, gli studi culturali, gli archivi e le biblioteche, con l'obiettivo comune di ragionare in che termini? Beh, in qualche modo di rappresentare, manipolare, indagare tutto quel processo che dall'analisi dei dati di qualunque tipologia essi siano, ovviamente con una stretta relazione col dominio evidentemente delle humanities, ci possono consentire di rappresentare invece l'informazione, cioè di passare dal dato all'informazione, ma di fare un piccolo step in più, cioè quello di trasformare quell'informazione in una conoscenza manipolabile, fruibile e che arricchisca, diciamo, in qualche modo l'esperienza dell'utente finale, sia esso un essere umano che ovviamente acquisisce nuova esperienza da quell'indagine che dal dato ha portato all'informazione per poi trasformare questa informazione in conoscenza, ma evidentemente anche alla macchina. Quindi qual è l'obiettivo finale di questo processo che dal dato ci permette di passare all'informazione fino alla conoscenza? Beh, di essere in grado in qualche modo di progettare, di gestire, di manipolare l'intero ciclo vitale. Io su questo insisto sempre molto, l'intero ciclo vitale di oggetti digitali di ambito culturale che hanno delle complessità dal punto di vista sia dell'ideazione che della progettazione che evidentemente dell'implementazione. Quindi intero ciclo vitale, quindi intero come dire, momento di analisi dei dati, di rappresentazione, di conservazione, di disseminazione di quei dati. Che vuol dire poi, come dire, far ricadere questa esperienza nella valorizzazione dell'intero ciclo vitale in una serie di ambiti e contesti, evidentemente quelli che vedremo in questi giorni, e quindi lo sviluppo di ambienti web per le humanities, i beni culturali, in particolare il lavoro negli archivi, nelle biblioteche, nei musei, la linguistica computazionale, l'editoria, sono fra le ricadute più naturali di questo processo. In dettaglio, come ci si arriva ad acquisire, dal mio punto di vista, questa competenza sul ciclo vitale degli oggetti culturali? Sostanzialmente su un approccio che dal problema della modellazione di oggetti, diciamo, umanistici, e quindi con la consapevolezza di qual è
la metodologia della ricerca delle discipline umanistiche, filologiche, linguistiche, storico-artistiche, culturali, diciamo, in senso lato, si aggiunge a questa competenza quelle che sono invece le conoscenze specifiche delle modalità attraverso cui le tecnologie possono valorizzare questi dati umanistici, sempre con l'obiettivo di arrivare all'informazione e di produrre quindi conoscenza. Tecnologie che non sono intese nel corso di laurea solo come un approccio strumentale, ma che in qualche modo costringono a ripensare alla computer science nell'ottica più ampia dei sistemi di information science, cioè di rappresentazione, di studio dell'informazione, e quindi anche le teorie della computer science e i metodi della computer science hanno, come dire, un ruolo fondativo nell'arrivare a questo processo. Ibridando però queste conoscenze, che sono i due punti di partenza in qualche modo dell'approccio, attraverso una serie di altri saperi, in particolare quelli che arricchiscono il know-how sul life cycle, e sono naturalmente quelli che vengono dal diritto, e quindi devo sapere che cosa posso pubblicare, come posso pubblicare, quali sono le possibili licenze, qual è lo stato del diritto, qual è il problema del copyright nella rappresentazione di questi contenuti. Aspetti più economici, quindi quelli più legati alle strategie, ad esempio, di business, cosa vuol dire creare un business plan, cosa vuol dire fare business strategy, in particolare nelle industrie culturali e creative. E per finire quelli comunicativi, quelli che menzionavamo all'inizio, quindi anche essere in grado di comunicare in modo adeguato il proprio sapere è una conoscenza determinante nella valorizzazione del nostro fatidico ciclo vitale. In questa slide vedete quello che vi ho appena raccontato, sintetizzato su questi tre macro ambiti: computer science and engineering, literary, linguistica, historical, cultural and related to the art, e complementary, i tre, appunto, le tre macro aree di apprendimento attraverso cui questo sapere legato appunto al processo di manipolazione del ciclo vitale degli oggetti è stato pensato e declinato. Dal punto di vista delle ricadute professionali, cosa significa poter essere in grado di valorizzare il ciclo vitale degli oggetti culturali? Principalmente abbiamo individuato questi due macro filoni, quindi quello della valorizzazione di contenuti culturali attraverso l'ambiente del web e del web semantico in particolare, per come è stato declinato questo corso di laurea, ma anche quello della gestione di oggetti culturali, anche in questo caso in senso molto lato, nel senso, o in senso meglio diremmo molto ampio, nel senso che se io dovessi individuare alcuni profili e figure professionali attraverso cui il profilo del digital humanist può essere speso, individuerei una serie appunto di profili, molti dei quali ancora forse in Italia non sono nemmeno ancora così noti, lo sono di più a livello internazionale. Sono convinta che siano profili che progressivamente le aziende e in generale le realtà del mercato cercheranno sempre di più, e come io dico spesso anche durante la presentazione dell'offerta formativa di questo corso di laurea, io mi aspetto che il digital humanist sia quello che è in grado di andare sul mercato di lavoro e presentare alle realtà produttive dei processi, dei metodi, degli obiettivi, delle strategie che molto spesso le aziende ancora non conoscono. Io sono convinta che molte realtà del territorio non sappiano che hanno bisogno di certe figure, e sono convinta che il digital humanist possa supplire a questo gap, quindi non solo il gap del dialogo dell'umanista con lo scienziato, del dialogo con l'esperto di dominio, con il tecnologo, ma anche della capacità di indurre nuovi bisogni, di far capire alle realtà del territorio che hanno bisogno di queste figure per valorizzare ulteriormente il loro ciclo produttivo nel contesto appunto della produzione, manipolazione, gestione, disseminazione e accesso di contenuti culturali in senso ampio. Qui abbiamo alcuni partner ovviamente del corso di studi, che sono gli stessi partner con cui appunto i ragazzi hanno deciso
come dicevo, ottimamente di dialogare, quindi case editrici, agenzie, aziende che fanno sviluppo web, archivi, biblioteche, musei, ma anche aziende che fanno sviluppo di software e in generale compagnie che lavorano nel contesto del digitale. Qui rapidamente vedete riassunto, e vado perché il mio tempo sta per scadere, l'offerta formativa strutturata appunto nelle aree di apprendimento che, di cui parlavamo, fra il primo e il secondo anno, e focalizzo su due aspetti, uno dei quali mi consente poi di rapidamente mostrarvi anche il centro di ricerca. L'obiettivo della formazione all'interno di questo corso di laurea è sempre una formazione orientata allo sviluppo di progetti. Vale a dire, la maggior parte dei corsi attivati presso il DHDK, cioè dentro il corso di laurea, prevede la realizzazione di un progetto preferibilmente di gruppo. Perché questo approccio? Perché consente questa modalità in qualche modo di ripensare alle proprie conoscenze e competenze applicandole a un caso reale e quindi di sfruttare in qualche modo il sapere acquisito durante la frequenza ai corsi realizzando dei progetti spesso anche mettendosi in gruppo e dividendosi competenze, responsabilità e funzioni, esattamente come i ragazzi hanno fatto per organizzare questo ciclo di eventi. Si sono messi insieme, hanno lavorato insieme, ciascuno di loro ha in qualche modo ricavato un suo profilo identitario all'interno del progetto e ha portato avanti una filiera con la consapevolezza, la conoscenza, la competenza sull'intero workflow. Quindi mettere in qualche modo in pratica la propria conoscenza in un progetto è il modo, dal mio punto di vista, migliore per valorizzare le proprie conoscenze e anche perché, insomma, l'output naturale di un processo, diciamo, di ricerca nelle digital humanities, ma in generale di ricerca scientifica, è proprio quello di mettere in atto, ottimizzare le proprie conoscenze realizzando un prodotto inteso ovviamente anche in questo caso in senso molto ampio. Durante il secondo anno questa esperienza di mettere in pratica le proprie conoscenze realizzando un progetto è resa possibile anche attraverso la disponibilità di un'attività di tirocinio. E uno dei luoghi in cui è previsto di poter fare il tirocinio è proprio il nostro centro di ricerca, che nasce quando ormai la formazione si era un po' consolidata, per cui il DARC è nato l'anno scorso, dopo un biennio di esperienza all'interno del corso di laurea, e fornisce, diciamo, in qualche modo, mette a disposizione progetti veri dentro i quali i docenti del corso di laurea autenticamente lavorano, e dopo di me Silvio sicuramente presenterà alcuni di questi progetti rispetto al suo ambito di studio e di ricerca, quindi di avere un luogo in cui effettivamente entrare in contatto su quella che è la ricerca nel settore delle digital humanities portata avanti dai ricercatori e quindi collaborare con ricercatori a progetti veri, diciamo, in questo contesto. Prima di arrivare al DARC, spendo una parola sulla faculty, cioè sui docenti di questo corso di laurea, perché un'altra sfida di questo corso di laurea è stata anche quella di avere persone che in qualche modo si potessero identificare, lo dico in modo, come dire, elegante e raffinato, double talent, riprendendo un po' il dialogue between the two cultures di Peter Snow. Cioè, di avere sì una competenza in ingresso umanistica o scientifica, ma di aver acquisito nella propria esperienza di ricerca l'altra metà della mela. Quindi di essere in grado di fare didattica nella propria disciplina con la consapevolezza innanzitutto di un pubblico a cui ci si rivolge, ma allo stesso tempo delle ricadute che l'altra, come dire, parte della propria esperienza di ricerca può contribuire a
ad aggiungere, vale a dire gli umanisti sono tutti consapevoli del ruolo delle tecnologie, analogamente chi insegna discipline tecnologiche è ben consapevole dei bisogni e delle esigenze di chi si occupa di discipline umanistiche. Dentro lo staff, oltre ai docenti, vedete altre figure che in qualche modo contribuiscono al funzionamento e sono fondamentali per il funzionamento del corso di laurea. Quindi sicuramente un corpo docente che ha questo doppio profilo, ma un program coordinator che segue ovviamente i ragazzi, un tutor di classe che aiuta nel processo di apprendimento, un tutor studente che analogamente contribuisce in qualche modo all'acquisizione dei contenuti, e i nostri due meravigliosi rappresentanti degli studenti che sono anche fra gli organizzatori di questa iniziativa, che sono fondamentali per me nel dialogo con la classe. Quindi, prima di arrivare in fondo, molto molto rapidamente, ho già preso troppo tempo a Silvio che mi perdonerà, vi mostro il centro di ricerca, ve lo potete navigare autonomamente. In particolare vedete un po' quali sono le linee di ricerca che in qualche modo riassumono queste competenze miste fra discipline umanistiche e discipline tecnologiche, come l'organizzazione della conoscenza, la rappresentazione della conoscenza, la data science che partirà a breve, il semantic publishing, la linguistica computazionale e la filologia digitale come macro ambiti di ricerca e di sperimentazione. E fra i progetti vedete un po' quali sono i vari progetti che vengono portati avanti da i membri del DARC, ovvero anche i docenti del corso di laurea, ma alcuni progetti vedono anche il contributo di studenti del corso di laurea, ora laureati, e proprio su questi progetti in particolare, che hanno visto un contributo significativo di allora studenti, ora laureati in Digital Humanities, dedicheremo proprio una giornata di presentazione sulla ricerca specifica di settore per mostrarvi un po' come appunto quelle competenze acquisite durante il corso di laurea possono essere poi spese in una progettualità reale che porti alla realizzazione appunto di progetti in questo contesto. Qui mi taccio, mi scuso per aver sottratto un po' di tempo al prossimo relatore, che però è un amico e quindi saprà perdonarmi. E vi ringrazio molto, mi complimento nuovamente per il vostro lavoro, interrompo la condivisione dello schermo, buon proseguimento, buon lavoro, rimarrò ovviamente qui come osservatore, non come osservatore critico, ma come osservatore curiosa di imparare qualcosa di più, ok? Bene, grazie mille, grazie. Professoressa, la salutiamo. Grazie. Allora, direi che a questo punto possiamo introdurre il primo ospite della nostra intervista, che è il professor Silvio Peroni. Allora, mentre accede alla nostra, al nostro salotto virtuale, potrei dire due parole. Eccolo. Ciao Silvio. Ciao a tutti. Ben arrivato. Grazie. E allora, anzitutto spenderei due parole su chi è Silvio Peroni. Ha un dottorato in informatica ed è un ricercatore presso il Dipartimento di Filologia Classica Italianistica dell'Università di Bologna, dove insegna informatica di base e computational thinking and programming. È un esperto di markup di documenti e della descrizione di entità bibliografiche mediante l'uso di tecnologie del web semantico. È uno dei principali sviluppatori delle SPAR Ontologies, direttore con David Shotton di Open Citations e tra i fondatori dell'Initiative for Open Citations. Dopo questa bellissima presentazione, direi che possiamo iniziare la nostra intervista. E partirei da una considerazione che ho fatto questa mattina sul fatto che forse tu, tra i nostri ospiti, sei quello meno humanist e più digital. Quindi direi di chiederti come prima cosa di parlarci un po' di te e di come sei arrivato a focalizzare la tua attività di ricerca sul web semantico e in tutte le sue sfaccettature e in particolare sullo sviluppo di ontologie per gestire le informazioni bibliografiche. Ciao a tutte, grazie mille per la bellissima introduzione, onestamente non potevo dire meglio.
Allora, parte un po' lunga, nel senso che parte dalla mia tesi di l'allora specialistica, quella che oggi si chiama magistrale, che ho fatto in tecnologie web qua a Bologna, sotto la supervisione di Fabio Vitali, che è anche uno dei docenti del corso di HDK. E l'argomento di tesi verteva fondamentalmente sul markup di documenti o sull'analisi in realtà di documenti con marcatura. E lì ho iniziato di fatto ad approfondire anche delle tematiche, visto che stavamo parlando di tecnologie web, relative a questo mondo del web semantico che nei primi anni 2000 era, diciamo, un po' agli inizi, stava iniziando a sorgere come sia attività di ricerca, ma anche applicazione a livello industriale, se vogliamo, anche se erano proprio i primi tempi. E ho avuto l'occasione, durante il periodo di specialistica, soprattutto l'ultimo anno, di frequentare un corso di intelligenza artificiale che era erogato dal Dipartimento di Informatica, in cui ho approfondito proprio questi temi specifici sul web semantico, perché ero curioso, fondamentalmente ero curioso. E poi ho seguito alcuni seminari che sono stati organizzati all'interno del Dipartimento di Informatica, espliciti proprio sul quello che viene chiamato tuttora ontology design, quindi lo diciamo così, lo sviluppo di ontologie computazionali per la descrizione di dati, in modo tale che questi possano essere pubblicati sul web, in modo tale che possano essere compresi non solo dagli umani ma anche dalle macchine. E questi seminari sono stati tenuti da Aldo Gangemi, altro professore di HDK, che poi mi sono ritrovato fondamentalmente tutti ad avere come colleghi, e Valentina Presutti, che è professoressa sempre di Unibo all'ILEC, al Dipartimento di Lingue. Iniziando questa introduzione al web semantico per seminari, alla fine della laurea specialistica ho avuto l'occasione, sono stato fortunato onestamente, ho avuto l'occasione di fare un tirocinio all'estero in un centro di ricerca a Milton Keynes, in Inghilterra. Milton Keynes è un posto non troppo conosciuto sul nome, ma diciamo all'interno di Milton Keynes, che è una cittadina piuttosto ampia a nord di Londra, si trova anche un'area molto conosciuta, almeno sotto il punto di vista storico, che è Bletchley Park, che è dove fondamentalmente durante la Seconda Guerra Mondiale gli inglesi mettevano un po' di forza tutti gli accademici e gli studiosi del tempo, in modo tale da poter studiare metodi, metodologie, tecnologie per cercare di bloccare l'avanzata tedesca. In particolare ci sono stati tutti i lavori dietro all'uso di macchine per decodificare i messaggi di Enigma, la macchina tedesca usata per decrittare le comunicazioni, fondamentalmente. Comunque, giusto per tralasciando un attimo l'aspetto storico, in questo Milton Keynes c'è l'università in e-learning più grossa del pianeta, si chiama Open University. All'interno, dentro l'Open University, c'è un centro di ricerca specifico, si chiama Knowledge Media Institute, dove ho avuto la fortuna di entrare per 6 mesi lavorando da subito in progetti di ricerca legati al Semantic Web, perché una delle specializzazioni di questo centro di ricerca è esattamente quello. E ho lavorato sotto la supervisione di Enrico Motta, che è professore lì al Knowledge Media Institute tuttora, su l'analisi di ontologia, quindi ho continuato su quella falsariga lì. Passati questi 6 mesi bellissimi che ho avuto su, sono tornato in Italia perché volevo fare il dottorato a Bologna, detta proprio esplicitamente, l'intenzione era, l'ho un po' maturata nel tempo quando ero su, però insomma si vede che era quella fin dall'inizio, e ho fatto il dottorato sempre sotto la supervisione di Paolo Ciancarini e Fabio Vitali, che sono due professori a informatica, su una cosa mista rispetto a quello che avevo fatto in specialistica e quello che avevo appreso al Knowledge Media Institute, per cui, diciamo così, l'utilizzo di tecnologie web, soprattutto del semantic web, per poter descrivere documenti dalla loro marcatura anche alla loro semantica. Questa era l'idea di base del mio progetto di dottorato, che mi ha portato, a causa di una clausola benedetta che il Dipartimento di Informatica ha, a fare altri 6 mesi di tirocinio durante il dottorato in un laboratorio di ricerca a Oxford, alla Oxford University, coordinato dal professor David Shutton, che aveva questo laboratorio di ricerca su cui si stava iniziando a fare un sacco di lavori relativamente a questo dominio del semantic publishing, che di fatto si può essere riassunto come l'utilizzo delle tecnologie del web semantico per cercare di arricchire in qualche modo
diciamo così, gli aspetti più documentali e anche di marcatura dei documenti prettamente scientifici, se vogliamo, pubblicati da editori scientifici. Durante questi 6 mesi io avevo queste competenze a livello ontologico acquisite negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni. Il gruppo di David non aveva, diciamo così, nessun punto di riferimento in quel momento per quel che riguardava lo sviluppo dell'ontologia. Abbiamo iniziato a lavorare su, visto che serviva per un progetto specifico, a lavorare sullo sviluppo di una collezione di ontologie che permettesse la descrizione dei vari aspetti legati all'editoria e alla pubblicazione accademica. Questo è dove è nato tutto. Poi da lì è partito, io collaboro tuttora con David Shatton, che ora è in pensione. Le ontologie che ho iniziato a sviluppare sono quelle che servivano all'epoca per un progetto che si chiamava Open Citation Corpus, che poi è diventato Open Citation, di cui adesso faccio parte direttamente come co-direttore. Quindi questo per fare un po' un sunto di quello che è successo negli ultimi 10 anni più o meno della mia vita. Grazie Silvio. Allora, a questo punto direi di spostarci un po' più sulla figura del digital humanist, perché in questi 10 anni di lavori svariati che ci hai prima presentato, tu hai avuto la possibilità di lavorare sia con gli umanisti sia con gli informatici. E allora, da questa prospettiva, secondo te qual è il compito di un umanista digitale e quali competenze può apportare all'interno di un gruppo di lavoro ibrido come quelli a cui hai partecipato? Allora, io parlo per mia esperienza personale in questo momento, ok? Quindi sul vissuto, mettiamola così. Una cosa che ho sempre notato negli umanisti digitali, io ovviamente è vero che sono un informatico di formazione, però ho sempre trattato, diciamo così, documenti, ho sempre analizzato documenti e ontologie che descrivono documenti, quindi il punto di contatto immediato con gli umanisti è sempre stato il documento come concetto. E lì siamo sempre andati abbastanza in linea, abbastanza d'accordo, devo essere sincero. Dal mio punto di vista, diciamo così, l'umanista digitale ha quella conoscenza acquisita grazie al suo percorso di studi che lo rende un perfetto intermediario per le due aree, quella prettamente digitale e informativa, se volete, quella umanistica legata spesso più al contenuto del documento in questo contesto che alla tecnologia usata per metterlo a disposizione, analizzarlo e quant'altro. L'umanista digitale, avendo competenze miste, è perfetto per far parlare i due gruppi. È proprio una cosa che ho visto più e più volte, per cui gli informatici hanno un determinato linguaggio, gli umanisti hanno un altro determinato linguaggio, e poter fare progetti in comune a volte non è così immediato, proprio perché manca un linguaggio in comune o comunque un intermediario che sappia proporre le varie cose nel giusto linguaggio rispetto al gruppo con cui si interfaccia. L'umanista digitale ha quella competenza che manca onestamente ai due gruppi presi separatamente. E avendo questa competenza di intermediazione, ovviamente è anche in grado di coordinare in modo adeguato un progetto che vede le due anime collaborare in modo efficacemente tra loro, proprio perché, avendo conoscenza mista e ibrida, se volete, è in grado di percepire le sensibilità e le problematiche legate sia a un dominio sia all'altro, per cui riesce un po' anche a prevedere dove si deve muovere in modo da evitare problemi, mettiamola così. Oltre che, ovviamente, apportare una conoscenza metodologica che è proprio il sunto, secondo me, la sintesi dei due mondi, no? Sia a livello digitale, cioè delle competenze e degli strumenti a disposizione per fare determinati tipi di attività, sia a livello umanistico, proprio a livello di metodologia, quindi di workflow, sull'analisi, sullo studio di determinati oggetti, siano essi artefatti digitali o meno, attraverso l'utilizzo dei dispositivi digitali, strumenti digitali che sono messi a disposizione. E l'idea che proprio questo utilizzo misto permette, io ho visto soluzioni innovativissime a problemi anche abbastanza specifici, ma nel dettaglio anche dei miei corsi. Spesso volentieri dico sempre agli studenti che quello che succede è che a volte vedo delle soluzioni a dei problemi che sono state già discusse in passato, diciamo così, da informatici ad umanisti, essere affrontati da un punto di vista completamente trasversale e meravigliosamente efficace. Quindi quello è sicuramente uno dei riconoscimenti che va al digital humanist in generale, e proprio grazie a tutte queste sue competenze, secondo me, è l'ideale
diciamo, persona che può ricoprire un ruolo di project manager su progetti che vertono sull'utilizzo appunto del digitale all'interno di problematiche tipicamente umanistiche, proprio perché ha questa conoscenza a 360 gradi dei due aspetti, è anche la persona più indicata, secondo me, per poter mandare avanti progetti anche complessi di questo tenore. Quindi io vedo solo cose positive da questo punto di vista di un digital humanist, proprio perché è l'interlocutore ideale per mettere insieme i due domini che apparentemente potrebbero non parlarsi, in realtà poi hanno più punti di contatto di quanti uno possa credere. Bene, esatto. È anche la nostra speranza, questa qui. Allora, ti farei un'altra domanda relativa a un progetto che hai già citato, che è Open Citations. Ultimamente ti stai dedicando. Allora, ci faresti un quadro un po' a grandi linee della questione open access nelle discipline umanistiche? E anche in questo contesto ti chiedo di focalizzarti sul ruolo sempre dell'umanista digitale. Urca, quante ore avete? A grandi linee. Ok, allora, prima, giusto velocemente, un minuto per spiegare che cos'è Open Citation. Allora, Open Citation è un progetto, anzi in realtà un'infrastruttura, il cui obiettivo è quello di mettere a disposizione dati citazionali e bibliografici di pubblicazioni accademiche in modo che siano completamente aperti, in modo che siano riutilizzabili al massimo senza andare a chiedere permessi a nessuno. Quindi proprio mettere a disposizione, fondamentalmente nel pubblico dominio, una massa di dati su cui degli studiosi possono fare degli studi in generale, o possono essere usati anche per altre ragioni, per vedere come la scienza evolve nel tempo, proprio grazie all'esistenza delle citazioni che intercorrono tra lavori che ovviamente vengono prodotti dagli accademici durante la loro attività di ricerca e quant'altro. Lo fa Open Citations mediante l'utilizzo delle tecnologie proprie del web semantico, quindi è proprio un lavoro in cui io ci sguazzo bene perché rappresenta tutto quello che io ho studiato negli ultimi 10 anni. Tutti questi dati citazionali, che altro non sono, diciamo così, che dei link, davvero dei collegamenti tra una risorsa e un'altra, un documento e un altro, più informazioni metadatali sui due documenti, il titolo, chi sono gli autori, quando è stato pubblicato, dove è stato pubblicato, eccetera, quindi informazioni molto di base, tutte queste informazioni vengono messe da Open Citation a disposizione in open access con le licenze, dicevo, meno restrittive dell'universo mondo. Usiamo CC0, che è quella è praticamente comparabile, anche se non è proprio così, mi perdonino quegli esperti legali, però è comparabile al pubblico dominio. Quindi questo è quello che fa Open Citations. Allora, in generale, tornando alla questione open access, quindi open data, open access nel contesto delle discipline umanistiche. Allora, le discipline umanistiche hanno diciamo così, una sorta di... alcune, non tutte, però c'è una sorta di terrore referenziale, diciamo così, sull'ambito open access a monte. Questo è dovuto a diversi fattori, secondo me. Sono tutte opinioni molto personali, detta esplicita, però insomma è dovuto a diversi fattori. Uno di questi fattori probabilmente è anche il fatto che il tipo di pubblicazione preferito da molte discipline umanistiche non è l'articolo, come è invece normalmente nelle discipline più scientifiche, quindi l'articolo pubblicato in una rivista che è anche un quantitativo testuale di contenuto abbastanza ridotto, ma è il libro. Ovviamente anche a livello editoriale la produzione, no, di un libro ha costi assolutamente diversi rispetto alla produzione di un articolo, proprio perché l'articolo è più breve, è molto focalizzato su un determinato problema, mentre il libro può essere di diversi tipi, può essere sì una monografia di ricerca, può essere un saggio, può essere tante cose e tante cose molto, molto, molto ampie, ok, a livello di anche di contenuto. Per cui i costi di produzione di solito sono anche più alti nelle case editrici. L'open access è sempre stato visto dalle case editrici in primo luogo come una sorta di problema per il loro modello di business. Stanno cambiando, nel senso che ultimamente c'è un'evoluzione verso l'open access perché un po' la comunità scientifica lo sta richiedendo in maniera forte. Quindi le case editrici stanno adattando i loro modelli di business per accogliere queste richieste e ci sono molte case editrici che lo fanno fin dalla loro nascita, in realtà nascono open access. Però comunque il processo di produzione rimane costoso, c'è poco da fare.
Quindi, oltre a un problema di, tipicamente economico più legato alla casa editrice, che può chiedere costi, di far coprire i costi della pubblicazione di un volume, ma anche di un articolo in open access, da parte del ricercatore stesso, o comunque dell'istituzione a cui il ricercatore afferisce, e i costi vanno da poche centinaia di euro a 4, 5, 6 mila euro per la pubblicazione di un libro. L'altro problema è che spesso e volentieri c'è questo timore che mettere le cose aperte anche prima della pubblicazione, che in realtà è uno un pochino dei principi dietro all'open access e dell'open science più in generale, possa essere in realtà percepito come un errore, nel senso che mettere a disposizione del materiale di ricerca prima che venga formalmente pubblicato da un editore, parlando anche tra amici e conoscenti, viene percepito come, ecco, io metto a disposizione un materiale di ricerca prima della pubblicazione, ma in questo modo mi potrebbero rubare l'idea, i dati, e potrebbero ripubblicarlo da qualche altra parte senza fare alcuno sforzo. Questa è una classica preoccupazione che esiste. Il problema è che però uno lo deve analizzare da un punto di vista digitale, da questo punto, per il contesto in cui viviamo adesso, che quando uno mette a disposizione un qualcosa, lo mette a disposizione digitalmente su piattaforme apposite, che quindi, anche se non è una pubblicazione, chiamiamola così, tradizionale o ufficiale, cioè quella messa a disposizione da un editore sul proprio catalogo e quant'altro, comunque è una pubblicazione, nel senso che io lo metto a disposizione con un bel timestamp, c'è la data di pubblicazione, c'è chi ha fatto quel mestiere, chi ha fatto quel documento e quant'altro, e di conseguenza, se qualunque altra persona rubasse, come la paura appunto di alcuni colleghi che ho sentito in merito, le proprie idee o le proprie considerazioni, in realtà sta commettendo un plagio effettivo, punibile a livello di legge, perché quel documento è stato messo online, l'ho pubblicato io che sono autore e quant'altro. Quindi la paura del mi rubano le cose è assolutamente inconsistente con l'epoca moderna, dove le cose vengono messe in digitale e vengono conservate per lunghissimo tempo anche da diverse infrastrutture. Le digital humanities, in questo contesto molto complesso, quindi andrebbe analizzato disciplina per disciplina, perché tutte le discipline umanistiche affrontano la cosa in modo diverso, e questo è un dato di fatto. Però le digital humanities in questo contesto hanno un rapporto da sempre, da almeno dalla mia esperienza italiana perlomeno, molto 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 aperto, nel senso sono molto sensibili all'open access, sono sempre state molto sensibili all'open access. Molte delle riviste sulle digital humanities, inclusa quella dell'associazione italiana, sono completamente open access, non hanno costi di pubblicazione perché sono mantenute grazie all'effort, diciamo così, dell'associazione, che raccoglie sì le iscrizioni dei suoi membri e usa le iscrizioni proprio per mandare avanti il processo di pubblicazione in modo completamente aperto. Sono molto sensibili, nel senso che l'open access è proprio una cosa sentita come necessaria dai digital humanist, normalmente. Anche se possono esserci dei contrasti tipicamente socio-economici e legati anche alla produzione della ricerca scientifica veicolata dalla valutazione della ricerca scientifica all'interno degli ambiti nazionali o europei, però l'open access viene di solito scelto come via primaria di pubblicazione. Quindi dal mio punto di vista le digital humanities e i digital humanities in generale hanno proprio, secondo me, l'obbligo della proprio perché parlano i due linguaggi, capiscono bene il digitale e capiscono bene anche la parte umanistica, hanno l'obbligo di sensibilizzare la parte umanistica sull'utilità e la necessità di avere, in particolare per ricerche finanziate da soldi pubblici, l'open access by default fin dall'inizio. E questa è una prima cosa. Secondariamente, il digital humanist ha le conoscenze tecnico-implementative che normalmente da ambi i due lati, sia dal lato umanistico sia dall'ambito digitale, quindi sa benissimo quali sono le esigenze dal lato umanistico, sa benissimo come andare incontro a quelle esigenze usando gli strumenti digitali. Quindi è proprio perfetto per riuscire a gestire questa cosa anche dal punto di vista tecnico-implementativo, tanto che molti editori ultimamente chiedono digital humanist per entrare nei loro diciamo, gruppi interni di gestione del workflow di produzione di artefatti scientifici di pubblicazione come libri e articoli, proprio perché hanno questa conoscenza perfetta per quel dominio. Anche se una cosa, devo dirla, in generale nelle humanities, una cosa che a livello diciamo, delle materie più
legate alle scienze dure, quindi medicina, biologia, fisica, è una cosa che è stata già affrontata al tempo, nelle humanities in generale, quindi un po' anche nelle digital humanities, inizia a esserci un po' meno sensibilità quando si parla di rilasciare i dati delle pubblicazioni. Cioè, mentre c'è molta propensione alla pubblicazione scientifica tradizionale, l'articolo su rivista, il libro, cercare di mettere questi artefatti a disposizione in open access, meno, diciamo così, forza c'è nel invece, diciamo così, evidenziare l'importanza della messa a disposizione sempre in open access anche dei dati che sono usati per poi fare davvero quella pubblicazione, i dati che uno raccoglie per raccontare poi una cosa su un libro o su un articolo scientifico. Ecco, questo mondo, quello degli open data relativi alle ricerche accademiche, è una cosa, secondo me, che ha ancora un po' di barriera all'interno delle materie umanistiche, molto di più di quelle dell'open access delle pubblicazioni, che secondo me deve essere la nuova frontiera del digital humanist, nel senso deve dare l'esempio. Il digital humanist dovrebbe dare l'esempio, mettere a disposizione non solo la pubblicazione testuale e argomentativa, ma anche i dati su cui quella pubblicazione sono, di fatto sono quella pubblicazione è basata, così che ci sia l'intero processo di workflow di una pubblicazione prodotto a disposizione di un eventuale lettore terzo, che non solo può vedere quello che uno ha fatto, ma può anche potenzialmente riprodurre in qualche modo quegli esperimenti, così che magari confermando, magari partendo da quei dati, trovando dei punti di vista su quei dati che erano sfuggiti all'autore originale, ma che quindi possono far avanzare l'evoluzione scientifica, se vogliamo, in senso generico, relativamente al dominio trattato. Quindi secondo me il digital humanist ha un ruolo di sensibilizzazione nelle open access delle pubblicazioni scientifiche in generale, sia libri sia articoli, dove scientifico intendo scienza complessiva, non le scienze dure, sia nell'iniziare a lavorare in modo sistematico alla produzione degli open data legati a quelle pubblicazioni scientifiche, cioè i dati utilizzati per scrivere quelle pubblicazioni scientifiche. Grazie Silvio, è una questione estremamente interessante dal mio punto di vista e anche complessa, abbiamo capito, veramente potevi parlare ore di questa cosa, e mi sembra chiaro che il Digital Humanist debba in un certo senso far capire che esiste un modello, esiste un processo da seguire che sia equilibrato e che possa tutelare tutte le parti coinvolte. E questa forse può essere anche la nostra missione. Esatto. Esattamente. Allora, a questo punto ti chiederei se vuoi introdurre con due parole il workshop che andremo a fare più tardi con gli iscritti. Ricordiamo che purtroppo era ad accesso limitato per chiare questioni logistiche. Quindi se vuoi introdurlo. Allora, io faccio share dello screen in questo momento in modo tale da... Perfetto. A scegliere. Eccolo qua, dovrebbe essere lui. Vedete? Yes. Perfetto. Allora, è sugli argomenti di cui ho parlato ora, più o meno in generale. Ok, parleremo di citazioni. Quindi questo è il topic del workshop che faremo più tardi. Qui c'è un estratto di una lettera scritta da una persona abbastanza famosa, e in particolare quello che ho evidenziato in verde in questo momento sulla slide, è una citazione famosissima di Isaac Newton, in cui, in una lettera a un suo caro amico, dice, parafrasando, sono riuscito a fare la ricerca che ho fatto e quindi andare oltre lo stato attuale della conoscenza perché ero seduto sulle spalle dei giganti, dove lui con spalle dei giganti intende in realtà tutti gli scienziati che si sono susseguiti in precedenza, che hanno fatto della produzione scientifica che lui ha usato come punto di partenza per i suoi studi. Da qui è la frase più usata, diciamo, in generale per indicare perché sono importanti le citazioni. Le citazioni sono esattamente questo, sono un modo per dire che c'è un documento scritto da qualcuno che cita per una ragione esplicita, perché basa le sue ricerche su questo studio, perché lo vuole far evolvere in qualche modo, fa migliorare, eccetera, o correggere, eccetera, eccetera, che cita un altro documento,
Ok? E questo nella sua interezza, cioè questo documento A cita documento B, viene chiamato citazione. Ok? È proprio il collegamento concettuale che esiste tra questi due documenti. Ora, a cosa servono le citazioni? Servono a svariate cose, ok? Ma una delle cose che a me piace molto in generale delle citazioni è che le citazioni formano una rete che dal documento stesso che stiamo prendendo in considerazione in qualche modo collega documenti precedenti a documenti futuri, dove i documenti precedenti sono quei documenti che questo documento che stiamo prendendo in considerazione cita per supportare normalmente il discorso scientifico che esiste nel documento, mentre quelli successivi sono tutti i documenti successivi che invece citano questo documento esattamente per la stessa ragione. Ora, quello che vi ho fatto vedere in figura qua da un grafico bellissimo di un progetto che si chiama Citology fa vedere solo la rete citazionale di un documento, ok? Immaginate di moltiplicare questa cosa per tutti i documenti dell'universo mondo, fondamentalmente avremo un enorme grafo di connessioni che ci fa vedere, se disposto temporalmente, come la scienza evolve nel tempo. E le citazioni, una delle cose per cui le citazioni sono usate, sono esattamente questo. Vengono usate per fare vedere l'evoluzione della scienza, fare vedere che c'è un determinato argomento di nicchia che poi diventa mainstream, che poi si divide in due argomenti diversi e così via, e fanno vedere proprio come evolvono le ricerche scientifiche nel tempo. Ora, questo ovviamente è il discorso generale di cappello, se volete. Cosa vedremo oggi? Ci concentreremo sulle citazioni, ma relative a un dominio che ultimamente sta prendendo un po' piede nell'ultimo periodo, considerando la situazione, che è quello del coronavirus. Quindi degli studi fatti in precedenza e tuttora, anche nei giorni attuali, diciamo, sui coronavirus, con ovviamente un focus anche sul Covid-19, sul Covid-19 in generale come disease, ma anche su tutti i precedenti. E Open Citations recentemente su questo tema ha rilasciato da poco un dataset di citazioni più metadati, quindi di link citazionali più metadati degli articoli, che includono articoli degli ultimi, pubblicati negli ultimi 20 anni, che in qualche modo hanno attinenza con lo studio sui coronavirus. Ci sono svariati problemi relativi alle citazioni estratte messe a disposizione da Open Citations su questi specifici articoli, dall'assenza di citazioni per determinate ragioni al fatto che alcuni editori non mettono a disposizione nel pubblico dominio queste citazioni, che di fatto sono fatti. Non stiamo parlando del contenuto degli articoli, che quindi ha una valenza a livello di copyright molto forte, perché è un testo argomentativo. Stiamo parlando veramente di un articolo cita articolo, cioè un'informazione molto così fattuale, come un link che uno trova su una pagina web. Allora, l'obiettivo del workshop di oggi è, diciamo così, va in questa direzione. Quello che vorrò provare a fare, vediamo se ci riusciamo, è coinvolgere le persone che parteciperanno nel raccogliere dati citazionali mancanti e nel analizzare in qualche modo qual è il contributo positivo o negativo che gli editori stanno dando alla realizzazione di questo dataset. Questo è giusto brevemente per introdurre il cosa facciamo nella sessione di workshop che ci sarà più tardi. Perfetto, abbiamo dato un'idea abbastanza esaustiva, credo. A questo punto, prima di lasciarti andare, abbiamo una domandina. Vai. Allora, c'è Diego che ci chiede: hai citato più volte le ontologie. Oh. Ma che cos'è un'ontologia in informatica? Ok, domanda da $1,000,000. Esatto. Ontologia ha una connotazione tipicamente filosofica, nel senso che arriva, è una parola che arriva dalla filosofia, ok? Gli informatici, seppur ci siano ovviamente connessioni tra il concetto filosofico e quello che vediamo in informatica, hanno avuto la malaugurata idea di usare la stessa parola, ok? Per cui si inizia fondamentalmente a definire ontologia con la O maiuscola quando si parla di filosofia e ontologie, O minuscola, plurale, quando si parla di informatica. Un'ontologia può essere vista in modo descritta molto banalmente in questo modo: un modello, ok, concettuale, che permette la rappresentazione di dati, quindi che identifica in qualche modo l'entità di cui si vuole parlare in un certo dominio e le relazioni che intercorrono tra queste entità. Esempio spiccio: se uno vuole descrivere ad esempio l'ambito editoriale delle pubblicazioni editoriali, inizia a riconoscere alcune entità chiave, tra cui
il concetto di libro o il concetto di articolo, il concetto di di una persona che è autore di un libro o di un articolo, il concetto di revisore che può essere revisore di un libro o di un articolo, il concetto di un editore che è responsabile per la pubblicazione di quello specifico libro e così via. Allora, pensate di avere uno strumento in mano che permette di fatto di definire un modello concettuale di tutte queste entità che possono essere intercollegate tra loro con determinate relazioni, per cui c'è una persona che è autore di un libro, che è pubblicato da un editore, in tale data, che ha questo titolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, molto brevemente, è un modello per la rappresentazione dei dati e non è unico, contrariamente alla filosofia in cui quando si parla di ontologia si intende l'ontologia di quella cosa, è una unica e l'umano non ha l'accesso completo a quell'ontologia, ce l'avrà solo Dio, fondamentalmente, parafrasando. Quando si parla di ontologia in informatica, in realtà è un modello di rappresentazione, quindi potenzialmente è assolutamente possibile che due persone distinte vengano e propongano due modelli di rappresentazione diversi per lo stesso dominio di interesse, a seconda degli specifici obiettivi che il modello di rappresentazione si pone nella descrizione dei dati che deve rappresentare. Vedo niente, però ok, rieccoci, siamo tornati. Ok, dicevo, Francesca non ti sento, non so se mi potete sentire. Adesso mi senti, okay, ero mutata. Dicevo, un aspetto cruciale in informatica dell'ontologia così definita è anche il fatto che debbano essere condivise. Più un'ontologia è condivisa e più fondamentalmente persone possono usare lo stesso modello per rappresentare quei dati. Però arrivare alla condivisione del come fare l'ontologia è un processo complesso, prevede, diciamo, il coinvolgimento spesso di esperti di dominio che possono pensarla anche in maniera diversa tra loro e quindi deve esserci una mediazione anche lì da parte dell'ontology engineer che cerca di prendere gli aspetti più rilevanti sentendo gli esperti di dominio e poi li collassa e li descrive in un modello che possa essere condivisibile da più persone e riutilizzabile da più persone contemporaneamente. Spero, breve, ci vorrebbe un corso, però... Sì, diciamo così, una serie spin-off. Che... Diego, speriamo di averti risposto più o meno. Sì, eventualmente faremo uno spin-off, una serie su cosa sono le ontologie, direi. Okay. Grazie mille Silvio, è stato tutto molto interessante. Ti salutiamo e ti ringraziamo ancora e adesso passerei la parola ad Eleonora, la mia collega. Grazie ancora Silvio Peroni e passiamo al secondo ospite della giornata e chiedo a Giulia di far entrare nel nostro salotto Angelo Ventriglia. Ciao Angelo. Che lo aspettiamo, eccolo. Buongiorno Angelo, ciao. E allora, anche per Angelo una breve introduzione per i nostri spettatori. Angelo è un esperto in editoria digitale. Si è formato in scienze della comunicazione con una tesi sul marketing online di una casa editrice e dal 2013 lavora in Franco Angeli, cui si occupa di sviluppo di contenuti, piattaforme e servizi digitali. Quindi anche per te vorremmo iniziare, Angelo, chiedendoti un po' di parlarci di te, un po' su quale percorso ti ha portato al campo dell'editoria digitale e anche un po' qual è la tua riflessione attorno a questa professione e ti senti tu un umanista digitale? Beh, innanzitutto grazie e spero mi sentiate bene, insomma, forte e chiaro. Dunque, complimenti ancora per l'iniziativa, insomma, che davvero è molto interessante e la seguirò fino in fondo, promesso. Detto questo, passo volentieri a illustrare brevemente il mio percorso di studi e poi professionale. Mi sono formato, ho studiato all'Università di Salerno, comunicazione, specializzandomi in comunicazione d'impresa nel 2009. Ho pensato di dedicare la mia tesi a un caso aziendale, quindi ho cercato subito di mettere le mani in pasta, di sporcarmi le mani con una situazione pratica, nel senso che
durante la stesura della tesi ho seguito, insomma, ho deciso di propormi a una casa editrice che era specializzata in ambito scientifico, perché diciamo, venendo anche ai vostri stimoli, alle vostre domande, la mia diciamo, la mia passione per i libri e in particolare per l'editoria scientifica e poi anche professionale parte un po' da lontano, quindi, e ho cercato poi di tradurla, di metterla al servizio delle persone, anche di farne, diciamo, una professione per quanto possibile. E quindi questa, diciamo, questa passione per i libri, e nello specifico per l'editoria scientifica, mi ha consentito poi di approfondire come funziona una casa editrice fondamentalmente. Anzitutto in generale, quindi come nasce un libro, come, quali sono tutte le attività che interessano l'editoria libraria. E coniugando poi questo che ho appena detto con i miei studi in comunicazione, la tesi era tutta dedicata a come una casa editrice poteva diciamo, sfruttare il digitale per fare in generale marketing, quindi per incontrare i suoi clienti, per diciamo, cercarli, per capire i loro bisogni, le loro aspettative, e quindi avvalendomi anche di una serie poi di ovviamente manuali di marketing, ho applicato una sorta di, cioè un paradigma al caso, appunto al caso aziendale, un paradigma diciamo relativo proprio al marketing online. Quindi sono andato a trovare, questo per raccontarvi brevemente da dove sono partito, adesso arrivo diciamo, al mio attuale, diciamo, ruolo in casa editrice. Sono partito appunto dall'analizzare diciamo, il content, la community e il commerce, quindi che secondo me il contenuto, la comunità e la parte, diciamo, poi di vendita di commercio elettronico erano secondo me tre leve molto importanti su cui costruire una strategia di marketing online. Detto questo, dopo una serie di esperienze, quindi una volta laureato, diciamo, ho pensato di seguire un master in editoria, di specializzarmi quindi in editoria libraria, e parallelamente in realtà l'interesse e la curiosità per il digitale, per tutto quello che è digitale, non è mai, diciamo, non si è mai spento. Quindi diciamo che il mio attuale poi ruolo in Franco Angeli è coniuga queste anime, che forse sono anche più di due volendo, quella, diciamo, di comunicazione, quella diciamo prettamente digitale, e anche poi in generale tutto quello che riguarda il libro e quello che ha a che fare con la pubblicazione. Diciamo che più che sentirmi un urbanista digitale, provo a esserlo. Diciamo che nella mia quotidianità lavorativa credo di riuscire a interpretare questo ruolo, nel senso che, come ho spesso detto durante gli incontri che hanno preceduto questo bel momento che stiamo diciamo, vivendo insieme, c'è sempre un dentro e un fuori. L'umanista digitale si colloca nell'intersezione. Per me il dentro è la redazione e quindi i miei colleghi, e il fuori sono, possiamo anche dire in generale, la tecnologia o anche gli stakeholder, come diceva anche la professoressa Tomasi. Quindi tutti gli attori che concorrono alla filiera del libro, che ci consentono poi di avere quel bello oggetto che è il libro, bello anche se digitale. Quindi per tornare anche ancora alle vostre domande, la mia riflessione intorno alla professione di umanista digitale è sicuramente positiva, nel senso, credo fortemente nell'apporto che questa figura può dare alle aziende, in particolare a quelle editoriali, perché diciamo in parte è già venuto fuori dagli interventi di chi mi ha preceduto. L'editoria rappresenta un laboratorio, diciamo, perenne, dove la conoscenza, il sapere e il digitale si intrecciano e fanno succedere qualcosa di bello tutte le volte.
Quindi è questa la mia, diciamo, la mia riflessione riguardo. Grazie. E confrontandoci un po' su questo tuo percorso professionale durante anche questi incontri, come dicevi tu, che hanno preceduto questo momento, abbiamo riflettuto su due svolte no, che tu hai vissuto in prima persona nel mondo dell'editoria, quindi il passaggio dal PDF all'EPUB e l'avvento dell'open access che ritorna ad accompagnarci. Focalizzandoci sulla prima svolta, vorremmo chiederti qual è diciamo, il futuro prossimo, secondo te, dell'editoria digitale, scientifica e non, e pensi che l'EPUB sia un supporto limitato, diciamo limitazione del cartaceo, oppure potrebbe avere degli sviluppi altri e inaspettati? Allora, è sicuramente una domanda molto, diciamo, molto ampia, che apre tanti scenari. Cerchiamo di rimanere anche coi piedi per terra e di, diciamo, provo a dare una mia interpretazione. È una domanda sicuramente molto stimolante. Il passaggio dal PDF all'EPUB l'ho vissuto in prima persona in casa editrice, perché è stata il primo progetto di cui mi sono occupato, e quindi credo di negli anni poi di avere, cioè di essere proprio, l'EPUB è un mio amico, diciamo, nel senso che la casa editrice mi aveva affidato proprio tutta la gestione della produzione del formato EPUB. Ho quindi potuto capire cosa fosse, no? Insomma, guardarci dentro ancora una volta, sporcarmi le mani anche con l'HTML, il CSS e soprattutto arrivare a una conclusione, diciamo, che credo sia affascinante, cioè quello che con l'EPUB ci puoi fare qualunque cosa. È un formato aperto, è un formato che si presta a essere interoperabile, quindi a differenza del PDF, che appunto, come diciamo, dicevate anche voi, in realtà rappresenta un po' l'imitazione, cioè è la trasposizione. Il PDF è il formato per la stampa, quindi nasce come il formato, è il formato che usano gli editori per stampare i libri. In realtà nell'editoria scientifica è ancora molto utilizzato. Diciamo che per quanto riguarda anche Franco Angeli, noi vediamo che il PDF continua a essere, in ambito scientifico accademico, il formato preferito. Detto questo, se ci penso, in realtà una piccola svolta l'EPUB lo ha già dato, perché tutto quello, come sappiamo, c'è un grande attore che in ambito ebook la fa da padrone. Il formato che usa questo big player del mercato sicuramente ha molto a che vedere con l'EPUB. Quindi, e questo è sicuramente un fatto. Per quanto riguarda l'evoluzione futura, sicuramente io mi aspetto che, soprattutto in alcuni settori, e qui usciamo anche dall'editoria scientifica e andiamo ad esempio a quello dell'editoria per ragazzi, sicuramente l'EPUB, le possibilità che offre, diciamo, interattive, multimediali, sicuramente sono un vantaggio, perché c'è tanto dibattito, no, sulla lettura, i bambini e le fasce, diciamo, più giovani, giovanissime, diciamo, della popolazione, e l'EPUB in questo ci può tanto tanto aiutare. Anche nell'editoria scientifica io mi sono anche confrontato con l'EPUB 3, col formato EPUB 3, con le possibilità che offre in termini di test, di appunto sempre possibilità interattive multimediali. Devo dire che in alcuni casi il web può rappresentare un supporto valido, ok? Quindi il libro di testo in formato cartaceo si sposa, è complementare a un'esperienza, diciamo, che avviene poi online, quindi tramite un sito. Anche quello che avete usato voi per raccogliere le iscrizioni, cioè ci sono una serie di strumenti che comunque facilitano e l'apprendimento, la formazione e accompagnano il libro di carta. Spero di aver risposto. Passando quindi alla seconda svolta, come dicevamo, l'avvento dell'open access. In questo campo invece come si inserisce secondo te la figura dell'umanista digitale in questo nuovo scenario, diciamo?
relativamente poi al tuo ambito, certamente. Si inserisce molto bene e lo dico, insomma, perché ho potuto anche seguire fin dall'inizio l'apertura dell'editore all'open access. Quindi un editore che da almeno 60 anni è esclusivamente commerciale, da 4-5 anni ha deciso di offrire questo servizio. Per noi l'open access, l'editoria d'accesso aperto, è un servizio che offriamo alla comunità scientifica sempre nell'ottica di andare incontro alle a bisogni, esigenze e a quello che effettivamente la comunità scientifica chiede guardando nella stessa direzione. Questo credo che sia importante. I nostri clienti e il nostro pubblico è rappresentato dai ricercatori, dai docenti. Sono i nostri autori, sono è inutile che sto a dirvelo, la più grande risorsa per una casa editrice, e in questo senso andare, accompagnarli nella pubblicazione, laddove appunto l'accesso aperto favorisce la massima diffusione dei risultati della ricerca, per noi è assolutamente fondamentale, nel senso che ci siamo resi conto che l'editoria scientifica, anche, soprattutto sempre di più nel futuro, seguirà questa strada. Questa strada perché, anche in base a quello che ha detto il professore Peroni prima di me, c'è un'esigenza appunto di rendere accessibili e liberamente consultabili i risultati della ricerca. Cosa può fare un umanista digitale in questo senso? Può favorire questa diffusione e questa circolazione, può lavorare, dico una cosa su tutte, sui metadati, lavorare in maniera strategica e anche puntuale sui metadati tutti i giorni, farne il pane quotidiano, migliorarli e aderire a tutti gli standard che la comunità scientifica sta adottando. Per un editore è sicuramente vincente. Io ho guardato dal mio piccolissimo osservatorio di Franco Angeli a tutto quello che è successo, no? con una serie di tecnologie, di standard, che riguardano, per dire, il DOI, Orchid, oppure tanti altri che comunque stanno nascendo e si stanno affermando. Anche ultimamente vedo anche una maggiore, una certa attività da parte dei repository che indicizzano i contenuti open access. Anche quelli vanno tenuti sempre d'occhio. È un lavoro costante di apprendimento che secondo me l'umanista digitale può incarnare perfettamente. E avremo un'ultima domanda da porti. Sempre nel corso di questi incontri è uscito questo tema interessante delle soft skills, però anche delle hard skills, come vengono ricercate molto le soft skills nel mercato, però tu ci ricordavi l'importanza anche delle competenze, quelle fondanti, e quindi vorremmo chiederti quali sono le competenze che servono all'umanista digitale che voglia lavorare nel campo dell'editoria digitale, competenze più teoriche o più tecniche, qual è un po' il tuo punto di vista interno, Dunque, anche questa è una domanda ampia, cerchiamo di essere, di stare nei tempi, perché le competenze servono tutte, credo. Sicuramente nella mia esperienza ho capito, che... A fianco alle soft skill c'è bisogno anche di una specializzazione. Vorrei a questo proposito fare riferimento a quello che alle volte viene definito profilo AT, la conoscenza trasversale, la visione d'insieme che bisogna avere in ogni momento. Deve essere accompagnata appunto da una conoscenza più verticale.
quindi a formare appunto la lettera T, perché se da un lato, appunto, per ricordare anche quello che diceva la professoressa, il passaggio dal dato all'informazione alla conoscenza non può prescindere dall'avere una visione insieme, tenere conto del contesto in cui agiamo, allo stesso tempo la conoscenza specialistica, che non è effettivamente, non si diciamo conclude nel saper usare un software, ma riguarda, a mio avviso, soprattutto avere un metodo, adottare delle metodologie e saperle applicare. Secondo me questa è appunto una delle hard skill. Secondo me avere un metodo, ma non solo averlo, ma saperlo applicare a tutti, diciamo, i problemi o se vogliamo i progetti che ci vengono proposti dal nostro leader, dal nostro dottore di lavoro. Secondo me quella può essere una sfida, la sfida più affascinante, più avvincente che un umanista digitale si trova ad affrontare. Quindi sicuramente le soft skill, cioè appunto ci sono tutte quelle che sappiamo, l'intelligenza emotiva, l'ascolto e soprattutto il, come scherzavo anche con voi, il lavoro in team, che è appunto una delle competenze, secondo me, anche di cui anch'io ho avuto modo di capire l'importanza. Secondo me quella su tutte, tra quelle che diciamo identifichiamo come soft, è secondo me la più importante, quella di riuscire a migliorare sempre l'interazione con gli altri, ascoltando e a propria volta intervenendo. Per cui sì, diciamo, anche ritornando, ripercorrendo per un attimo gli anni del studio, che ho anche lì, ho potuto capire che competenze teoriche e tecniche comunque vanno insieme. Senza le competenze teoriche sicuramente non credo che si possa poi riuscire ad applicare la conoscenza tecnica. E quindi ben vengano tutte le contaminazioni, diciamo, voglio dire, questa secondo me è la chiave. Grazie. Allora, prima direi di introdurre un po' il workshop che andremo a fare più tardi. Abbiamo una domanda. E sì. Se ora la vediamo, eccoci. Allora, Maria Laura ci chiede: Franco Angeli ha una policy per il green open access registrata in Sherpa Romeo? Grazie per la domanda, Maria Laura. La risposta è no, nel senso che per il momento la nostra policy open access segue la strada Gold, quindi i nostri contenuti sono pubblicati ad accesso aperto immediato e non c'è una politica relativa appunto ai contenuti che invece non vengono pubblicati originariamente in open access. Non nascondo che la casa editrice ovviamente sta ragionando, avendo un catalogo molto ampio e coprendo varie discipline che hanno poi delle logiche interne diverse da disciplina a disciplina, non vi nascondo che la casa editrice ci sta ragionando da molto tempo sull'adozione eventuale di una politica relativa quindi anche all'embargo. Grazie. Grazie. Bene, allora direi che possiamo concludere dedicando questi ultimi minuti un po' alla spiegazione del workshop sul quale andremo a lavorare. Sì, allora per il workshop io ho pensato ho individuato un tema e uno strumento che ci consente di affrontare e di in qualche modo trovare una soluzione a un tema che è anche un problema.
Il tema problema è la pirateria. La pirateria che investe tutti gli ambiti della, diciamo, della cultura, potremmo dire, in senso ampio. In particolare, quello che ci interessa questa mattina è la pirateria, diciamo, applicata ai libri, la pirateria libraria, potremmo dire. E quindi il punto di partenza, provo a condividere lo schermo, se proviamo. Il punto di partenza, diciamo, è... Scusate, arrivo. Il punto di partenza, se datemi un cenno, se vedete anche voi la, diciamo, questa pagina del sito dell'Associazione Italiana degli Editori, che riporta una ricerca relativa appunto a questo problema. Ci sono appunto dei dati da cui possiamo partire per cercare di capire il perché, il cosa e il come. Il perché appunto fa riferimento a i motivi, le cause che possono diciamo aver portato all'avere oggi, quindi i dati della ricerca che vedete qui rappresentati. E per cosa intendiamo cercare di individuare delle soluzioni, piccole o grandi, e come realizzarle queste soluzioni, quindi come trovare appunto delle modalità, come riuscire a limitare questo fenomeno. E c'è un'altra risorsa che avevo trovato, che mi aveva che credo possa stimolare poi i partecipanti, che riguarda appunto il rapporto delle nuove generazioni con i contenuti digitali, che diciamo credo possa aiutare a interpretare il fenomeno. Useremo lo strumento che vedevate poco fa, che è diciamo uno strumento di collaborazione da remoto, che probabilmente ci servirà anche dopo questo workshop. A me personalmente sì, non vi nascondo di averlo scoperto solo di recente e grazie anche alla situazione che stiamo vivendo. Strumenti di collaborazione da remoto ce ne serviranno, credo, sempre, e quindi credo sia utile imparare e provare a capire come funziona. Perfetto, grazie mille. Ringraziamo grazie ancora Angelo per essere stato con noi oggi e direi che passiamo la parola a Giulia e per concludere questo primo round di conferenza. Attendiamo. Eccomi qua. Eccola. Perfetto. Bene. E questa prima giornata è arrivata al termine. Ho visto nei commenti che ci scrivono da DH Turchia, li vorrei ringraziare. Thank you very much for your greetings. We'll check out for sure the link that you left us. Ok, ricordo a tutti i partecipanti ai workshop di oggi, che inizieremo all'incirca fra 10 minuti, un quarto d'ora, quindi se non l'avete già fatto recuperate i link nelle mail che vi abbiamo mandato nei giorni scorsi, potete iniziare ad entrare nelle stanze, anche se appunto non inizieremo subito. Vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, sempre di lunedì, sempre alla stessa ora, avremo altri due ospiti, Claudio Tubertini da Clueb, parleremo anche con lui di editoria digitale, di resistenze ed opportunità che questo campo offre. Avremo Francesca Di Donato da Net7, un ambito molto più IT puro, diciamo così. Parleremo di sviluppo di tool e applicazioni per le digital humanities e il cultural heritage, per i beni culturali, dell'impatto sul resto del mondo accademico e della società che le digital humanities hanno,
e di progetti di ricerca europei ed internazionali che riguardano appunto le Digital Humanities. E, se ci sono, vi ricordo che la live di oggi rimarrà disponibile sia su Facebook che sul canale YouTube. Se avete domande potete continuare a commentare, noi faremo il possibile per rispondere. Detto questo, penso non ci sia altro, magari aspetto 30 secondi per vedere se ci sono domande a cui possiamo rispondere al volo. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Giulia, la nostra fantastica presentatrice. Grazie a voi, grazie a tutti i relatori e gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa. Direi che non ci sono domande, quindi possiamo scomparire e ritrovarci qui la prossima settimana, solito stesso giorno e stessa ora. Grazie a tutti. A lunedì. Grazie mille di averci seguito. Ciao.